Stiamo lavorando con il, e non si può fare che così, con, dialogando con l'Associazione delle Autostrade, perché per esempio si possa introdurre anche sul sistema autostradale, in particolare per alcune categorie, penso ai pendolari, penso qui al nord l'utilizzo appunto del sistema di tangenziali che devono arrivare per lavorare, si possa introdurre finalmente anche qui il sistema degli abbonamenti, cosa che è prevista sul trasporto pubblico, non è prevista sul trasporto autostradale. Potrebbe essere un piccolo non solo un piccolo segnale, ma una modalità in cui alcune fasce particolarmente importanti, penso appunto ai pendolari, possano essere vedere attutito l'aumento che c'è stato. Io sono molto preoccupato tutte le volte che in un momento di recessione come quella che stiamo attraversando si va verso l'aumento delle tariffe. Il governo su questo è intervenuto immediatamente sapendo, e lo diciamo con molta chiarezza, che le tariffe autostradali sono regolate da convenzioni fatte nel 2007, lo ricordo, che sono contratti presi e che automaticamente prevedono, in base a dei parametri, uno dei quali è il traffico, se il traffico diminuisce la tariffa aumenta, prevedere automaticamente l'aumento delle tariffe. Noi siamo intervenuti anche discutendo con le concessionarie autostradali, perché a fronte di una richiesta di un aumento medio del 4,90%, l'aumento è stato del 3,89%. Certamente l'aumento c'è stato, però vuol dire aver evitato che oltre 50 milioni di euro fossero ancora sulle spalle di famiglie, di imprese e di cittadini.